campionati stanno scaldando i motori con l'ultimo rodaggio in vista dell'inizio e con loro anche gli arbitri della regione che fanno parte di questo grande mondo della pallavolo delle Marche. Questa è la commissione, l'ex CAR, la commissione arbitri regionali, che adesso si chiama commissione regionale ufficiali di gara, con i tre magnifici componenti e l'asso nella manica che è il loro impegno, il quarto uomo è il loro impegno continuo e costante. Andrea Rossetti, responsabile della commissione regionale arbitri, e di fronte un lavoro, stavamo dicendo appunto, particolarmente impegnativo, che farà insieme a questi due suoi amici prima ancora che collaboratori, giusto, che ci presento. Esatto, buonasera a tutti. Ovviamente detto benissimo, due amici prima che collaboratori strettissimi. A mia sinistra ho Franco Marinelli, che è il responsabile della formazione e della qualificazione della nostra regione, e alla mia destra ho Vieri Santin, che è l'altro componente che si occupa di tutto quel lavoro molto certosino che riguarda il lavoro delle designazioni. Quest'anno cosa ci poniamo? Beh, ci poniamo di gestire un gruppo variegato, un gruppo fortunatamente sempre più ampio, un gruppo di persone, prima che di arbitri, che ogni anno non vede l'ora di far ricominciare le lancette per una nuova stagione, pieni di forza, di voglia di fare, di entusiasmo e di grande, grande passione, che è ben diversa tra quella dell'arbitro, diciamo, over rispetto a quella dell'arbitro molto più giovane, ma tutti uniti comunque da questa voglia di ricominciare. Il sistema Pallavolo Marche è un sistema molto complesso, di cui voi siete una parte importantissima. Qual è il cuore del sistema arbitri marchigiano? Ma il cuore è una lunga tradizione di arbitri che ha sempre prodotto questa regione, ma il cuore ulteriore è proprio, come hai detto tu, in quelle parole, il sistema pallavolo. Il sistema pallavolo qui da noi, più che in tante altre parti, è molto molto forte e radicato. Il fatto di società di alto livello, ma allo stesso tempo di società che dedicano energie e risorse nel settore giovanile, il fatto di un ambiente di dirigenti, di allenatori di un certo livello, di grande passione, che tutti a 360 gradi compongono il vero cuore pulsante di questa regione. La vera formazione passa al di là delle lezioni, che sono fondamentali, al di là di tutto un meccanismo di qualificazione, ma più che altro di crescita, di formazione che noi mettiamo in atto, passa da tanta, tanta pratica, tanto, tanto impegno e tanti, tanti contributi, ovvero qui al termine di una qualsiasi gara, una qualsiasi manifestazione, spesso e volentieri c'è l'allenatore, c'è il dirigente che nel salutare l'arbitro magari dà il suo contributo nella crescita, e questo è probabilmente il segreto di questa regione. Stagione 2017-2018, sul pratico, come l'affrontiamo? La affrontiamo con tanta attività, con tanti momenti di crescita, tanta tanta pratica fatta di gare regionali, di Serie B, di Serie C, giovanili, di tornei, e ci avremo anche una sorpresa, perché ci sarà anche un corso incentivante particolare quest'anno, ma mi devo fermare qui per accordi, non vi svelo nient'altro. Sicuramente, e concludo, passa anche da momenti di formazione che sono correlati anche agli eventi principali. Prendo ad esempio le nostre 5 squadre di Serie A che abbiamo nella regione, dove da quest'anno noi abbiamo prodotto, formato molti collaboratori assistenti, che è una nuova figura in voga dall'avvento della tecnologia, che collaborano a livello regionale. Parlo degli addetti al referto elettronico, parlo degli addetti al videocheck. Questa è una nuova opportunità che viene offerta agli arbitri di questa regione e che sembra loro vogliano molto gradire. A proposito di opportunità, voi come avete cominciato a fare l'arbitro? Signori, ognuno con una storia diversa, immaginiamo, no? Che cos'è che spinge un ragazzo a fare l'arbitro? Se vuoi prendere un secondo, ti dico come ho cominciato io, poi ti do l'opportunità di fare mente locale. Io
rispetto a questi due, nonostante questo signore qua ha i capelli più bianchi di me, io no, ho cominciato prima di tutti quanti questi signori, all'età di 14 anni non si poteva, andando a vedere le partite di mia sorella che giocava. Io avevo un anno più piccolo, sono un anno più piccolo, e quindi ho iniziato a frequentare quell'ambiente. Da lì il percorso segnapunti, un casuale corso arbitro a cui sono entrato alla quarta lezione, dovettero chiedere l'autorizzazione per farmi fare questo corso, mi ha portato a intraprendere questa carriera, che adesso sono 20 e rotti, dico così, anni che la porto avanti. Per anzianità passo la parola al mio amico. Dopo aver cominciato a giocare a pallavolo all'età di 14 anni per 4-5 anni con scarsi risultati, giusto? L'hai detto tu, non io. E ho provato ad allenare una piccola squadra in un campionato alternativo, quello dell'Arci, e a un certo punto, dopo tanti anni di pallavolo, volevo fare il corso allenatori. Quell'anno il corso allenatori non c'era, ho fatto il corso arbitro, cominciato per gioco, ero già abbastanza adulto e mi sono ritrovato nel sistema, divertendomi per tanti anni, avendo dei risultati a livello nazionale, per poi smettere il livello nazionale per raggiunti limiti di età e essere qua a fare un altro tipo di lavoro, un altro tipo di divertimento, un altro tipo di attività. Vieni. Diciamo che l'inizio è molto simile a tutti questi due signori, ossia giocavo anch'io con scarsi risultati, sostanzialmente, all'età di 14 anni. Poi, un po' per curiosità, ho deciso di voler conoscere meglio il regolamento e da allora ho smesso di giocare, sono 10 anni che abito, sostanzialmente. Quindi, questo è in modo molto sintetico la mia storia. Però tutti questi signori, bisogna dirlo, sono arrivati a livello nazionale a vario titolo e soprattutto sono mossi tutti, e l'hanno confermato, da un elemento di fondo che è la passione. Quindi si diventa arbitri sia da fratelli che da allenatori che da giocatori più o meno promettenti, ma soprattutto si diventa arbitri con grande passione. Perché? Perché a fine settimana è tosta, diciamola così, proprio in gergo, è proprio tosta. Cosa fa un arbitro a fine settimana? Un arbitro, è semplice, per almeno 9 mesi l'anno un arbitro a fine settimana non fa che una cosa: arbitrare, cioè durante la stagione non esiste, non esagero ovviamente, non è così, però non esiste il weekend libero, ma non è un peso, perché comunque è un divertimento, una passione, e l'arbitro, dicevo, arbitra una gara, ne arbitra due. Inoltre, quando l'arbitro non arbitra, cerca di vedere cosa offre in quel momento la zona, cioè va a vedere altre gare regionali, provinciali, va a fare il tutor con arbitri più giovani, insomma si diverte nel cercare di trovare partite su partite ed esperienze, e poi alla fine c'è questo momento importante di ritrovo tutti quanti insieme per mangiare, per confrontarsi e per anche magari divertirsi intorno al mondo della pallavolo. Quindi le motivazioni non mancano, ma se voi doveste chiedere qualcosa alle società che veramente vorreste per i vostri ragazzi, che cosa chiedereste prima dell'inizio della stagione? Sembra banale, ma è molto importante: maggiore comprensione, vi prego. Sappiate, soprattutto quando c'è un ragazzo di 16, 17, 18, 19 anni che sia, di non scordarvi che magari è difficile anche per lui, e magari lui, come anche un atleta, può sbagliare, ma di certo quando sbaglia lo fa in assoluta buona fede. Quindi chiederei a loro un pizzico di comprensione in più, questo sì. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.